Come CGL, Funzione Pubblica, siamo qui per esprimere le forti preoccupazioni dovute al fatto che stiamo assistendo a un depotenziamento dei servizi pubblici. Sta accadendo nella sanità e su questo ovviamente stiamo lavorando, sta accadendo in ASM, la società multiservizi che conosciamo, e purtroppo sta accadendo a livello comunale anche con i servizi educativi comunali. Sapete che per noi i servizi educativi comunali sono stati sempre un fiore all'occhiello. E quindi noi siamo in campo perché vogliamo mantenerli e migliorarli. Elisabetta dell'Università, sono un'educatrice del Nido, dei servizi educativi comunali e sono qui, faccio diciamo da portavoce a tutte le mie colleghe, dove appunto insomma, siamo effettivamente molto preoccupate e noi svolgiamo un lavoro che nel tessuto sociale di Terni ha un grande peso, insomma, ecco, e svolgiamo quindi il nostro lavoro con grande professionalità e competenza. In particolare con il Covid noi ci siamo trovati veramente in prima linea a svolgere mansioni che anche no, insomma, travalicavano quello che era la nostra professionalità, ma insomma al di là di che noi non ci saremmo mai ovviamente aspettate nessun tipo di premio, in realtà ci siamo trovati di fronte quest'anno di fronte a una grossa penalizzazione anche economica, in quanto ci è stata tagliata un'indennità che noi percepivamo da anni. E soprattutto anche adesso a inizio anno c'è stata profilata una riorganizzazione del nostro lavoro che in realtà non qualifica con un incremento dell'offerta formativa, ma in realtà penalizza ancora di più quelle che sono le nostre incombenze, insomma, e quindi diciamo non c'è nessun tipo di giovamento per l'utenza. Ma soltanto un peggioramento di quelle che sono le nostre condizioni lavorative, insomma, ecco. Quindi noi che siamo appunto un settore molto delicato anche perché lavoriamo con una fascia 06 che è particolarmente importante e soprattutto ricordiamolo, i bambini sono senza mascherina, quindi noi quotidianamente ci troviamo di fronte, insomma, a situazioni molto delicate e in realtà invece di venire riconosciuto il nostro lavoro, in realtà viene squalificato. Ecco. E quindi noi dopo tanti anni, insomma, i nostri servizi sono stati veramente un fiore all'occhiello e soprattutto sempre un passo avanti anche rispetto a quella che è la realtà nazionale. E adesso ci troviamo da un paio di anni a questa parte, in realtà veramente depotenziati e c'è tra tutti noi un sentimento veramente di scoramento, insomma, ecco, non ci sentiamo assolutamente riconosciute nella nostra valenza professionale, insomma, e il nostro lavoro quindi, ecco, diciamo, viene deprezzato e non riconosciuto e questo ci dispiace molto.